What a tutti, ciao e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Finalmente, ragazzi, dopo un'eternità, mannaggia la miseria, torniamo su questo gioco e andremo immediatamente ad iniziare il capitolo 11. La volta scorsa abbiamo vissuto un'esperienza traumatica perché ho dovuto combattere contro quel mostro orripilante. Adesso quindi il capitolo 11 si intitola Riunione. Oh mio Dio, riunione con chi? Con Leslie? Con qualcuno? Sì, avevamo fatto appena in tempo a entrare in questo ascensore, o sbaglio? Siamo in game, ragazzi, cioè non fate respirare questo povero uomo, questo Seb che è rimasto totalmente già traumatizzato dalle sue esperienze passate qua, che vive un incubo costante. Nemmeno 5 minuti di vita è già successo il finimondo. Va bene, andiamo Seb, non so dove dobbiamo andare Seb, ma poco importa Seb. Allora, a munizioni non è che siamo messi tanto bene, a vita idem, ok, fucile di precisione non abbiamo una cippa di niente, va bene così, e siringhe ne abbiamo? 2 di 3, dai, direi di usarla, ragazzi, perché non si può mai sapere. Ok, allora, quindi siamo all'aria aperta, questo mi state dicendo? Che dove diavolo siamo? Sembra che il manicomio sia l'unico edificio rimasto intatto. Come può essere? Bella domanda, il mondo sta crollando, Dio santissimo! Non lo so, Seb, non mi fare queste domande, Seb, perché ne so quanto te, Seb. Va bene, oh, che bella giostra, mi farei volentieri un giro, ma guarda, non c'ho proprio un attimo di tempo manco per scorreggiare, quindi direi di dare un'occhiata qui intorno, non c'è una cippa, e allora continuerò da questa parte. L'istinto mi dice di fare così, insomma. Bella la musica, sì, molto incoraggiante, ti fa proprio venire voglia di vivere, eh? Assolutamente sì. Allora, che ci facciamo qua fuori esattamente? Quanto mi piacerebbe trovare qualche altra munizione, qualche altra cosa. E invece qua il mondo è totalmente in rovina. Chi è? Va bene, allora, non ci mancavano i mostri, no? Quindi adesso corriamo anche il rischio di precipitare tipo in eterno. Mi mancava! È quello che sto appena dicendo! Siete proprio dei pezzi di merda! Tempo di un caffettino? No, eh? Va bene, era passare qua, Seb! Perché ti... Ma mi cavolo, perché ti blocchi? Non sei capace di scendere uno scalino, dico io. Già qua la situazione è critica, oddio. Non mi piace. Per niente non mi piace. Io... Ok. Dicevo io che mi piaceva. Vedi quando c'ho ragione. Mi piacciono meno i posti chiusi, però almeno qua... No, aspetta, pure qua mi possono crollare. Crollare le cose in testa. Ehi! C'è qualcuno qua? Spero vivamente di no, perché non è che sono tanto dell'umore per fare pure incontri del quarto tipo, eh. Ve lo dico proprio con sincera verità. Ok, prendiamo questo telefono, posso chiamare la mia mamma? Non so se vivrò ancora a lungo. Allora, qua abbiamo questa cassa, ragazzi, direi di aprirla. Una pistola. Vuoi
Wow, è una Magnum! Questo revolver di grosso calibro realizzato su misura spara proiettili perforanti. Sembra aver visto giorni migliori, vabbè. Direi che lo utilizziamo comunque. Noi non è che ci disdegna tanto. E come cacchio lo uso? Ah, vabbè, lo dovrei mettere ovviamente fra le armi primarie. Non lo so, a questo punto direi di metterlo al posto del fucile di precisione, visto che per ora non abbiamo colpi per quello, quindi... E c'è qualcos'altro qua? Questo cassetto posso... Ah! Mocciola, mi mancava trovare del mocciolo! Certo, certo, va bene. Allora, dove devo andare per procedere? Di qua, aspetta che do un'altra occhiata in giro che non si sa mai. Posso controllare questi mobili? Sembrerebbe di no. E questi non posso prenderli, fiammiferi, guarda, ce ne avevo già abbastanza. Ehi, chi c'è qua? Oddio, non so se devo andare di qua, aspetta allora. Non mi controlla quest'altra porta. Bang. Ehi. Scusate se faccio un po' di razzie, ragazzi, ma ho più bisogno di voi, di tutte queste cose, certamente tutte queste cose che sto trovando, che per ora ho trovato soltanto una Magnum, va bene. E di che poco, mi dirà qualcuno, effettivamente non è del tutto sbagliato, però... Ah, no, io sono venuta da qua. Niente da fare, va bene. Ho perso ulteriore tempo, non fa niente. Ok, allora procedo, Io vado. Fate come se io non ci fossi. Ai palazzi non sembra importare di quello che ho da dire. Va bene. Ok, allora io mi calo qua. Qua posso fare qualcosa. Posso aprire qua, direi di no. E qua, e qua. Posso aprire sti cassonetti? Mi sa proprio di no. Ah! Oh merda, ragazzi, se ci si chiude il palazzo addosso, cioè divento schiacciatina di detective. Non credo di voler provare l'esperienza, per cui Seb direi di darci una mossa. Oddio, muoviti per l'amore di Dio, muoviti per l'amore di Dio. Sicuramente. E qua abbiamo qualche altra cosa. Nella lavatrice un paio di panni puliti. Guarda, mi farebbero comodo. Sto andando in giro così tipo da 50 anni e c'ho ancora gli stessi panni sporchi addosso. Va bene. E io prendo questo. Ah, è lì il nostro amico. E questi posso prenderli? No. Io direi di provare la Magnum, ragazzi. Che ne dite? Facciamo un attimo un esperimento. Una cosa, ragazzi, penso che da questo episodio in poi li farò durare leggermente di più, perché mancano... Ah! Ah! Ecco, come non detto, volevo provarla subito la Magnum e direi che la provo subito. Madonna! E questa è la mia arma, è lei! Che meraviglia! Forse era già morto, però fa niente, ve ne voglio assicurare. Ovviamente adesso con la Magnum mi hanno trovato, mi ha dato colpi per... Ah, tu sei chiuso là dentro, amico, quanto mi dispiace. Non hai idea di quanto mi dispiace. Guarda, non ci provo manco a sparare attraverso le grate, perché di sicuro non servirebbe a niente. Allora, qua possiamo fare qualcosa, sembrerebbe di no. E qua posso arrampicarmi e posso scavalcare. Facciamo attenzione perché qua è pieno di cari amici qua. Seb, mira di là, Seb. Alla testa, Seb. Ops! Scusa! Scusa! Se l'è presa tantissimo! Ah! Oh! Perché io non posso sparare? Ah! Sono arrampicarsi sti stronzi! Non ho proprio parole per questa cosa, ragazzi. Non solo mi ha picchiato attraverso la grata, sto pezzo di merda, non mi ha manco lasciato niente. Ma pensa te, vabbè, io passo lo stesso, me ne importa più niente. Sei nudo? Non ti voltare, ti prego. Oh, meno male che l'ho fatto fuori alla prima, perché era nudo come un verme. Adesso io comunque andrò a controllare anche di là, però... Qua è pieno, ragazzi, è pieno, un'invasione di scarafaggi allucinante. E
Ciao amico, che fai? Piangi il tuo amico caduto? Mi dispiace così tanto. Perché mi stanno dando tutti sti colpi per fucile di precisione? Ma perché? Perché mai? Colpi per pistola, per fortuna, anche perché non ne ho più. Sorridi, sorridi. Ok, bravissimo. Dove altro devo andare a controllare dove ho ammazzato quello nudo come una larva? Ah, non ti guarderò le parti basse, ma non mi hai rilasciato niente, per cui sono venuta qua a godermi lo spettacolo di te nudo. Non vedevo l'ora, guarda. Nemmeno questo mi ha rilasciato niente, ragazzi, io non ci sto a credere. Cioè, questa è la modalità facile, alla faccia, oh. Immaginate la difficoltà difficile, non trovi un proiettile manco se lo caghi tu. Ok, me ne farò una ragione. Perché sto salendo qua? No, un motivo ci deve stare, ragazzi. Allora, perché c'erano due scale per salire qua sopra e qualcosa dovrà pur significare. Aspetta, qua c'è una porta, non l'avevo vista. Ma allora perché mi fate salire qua inutilmente? Ah, perché è chiusa. È incavolato nero, merda. Ce n'è pure più di uno. Aspetto che arrivino tutti. Fuoco, fuoco, fuoco. Merda, miseria. Ok, ecco, ha preso fuoco solo uno. Qualcuno mi spiega perché. Ah, ok, due. L'altro è grosso e resistente, a quanto pare. Non ha preso fuoco. Ah! Facci piano tu con quella geggia. Dove vai, pezzo di merda? Mori. Oh, e ho sprecato pure abbastanza colpi. Avere che un mucchio di mocciolo e un pochino. Quattro colpi. Vedete, ragazzi? È allucinante. Sto prendendo troppi, veramente troppi colpi per fucile in precisione. Questa cosa mi puzza tanto di merda putrida. Allora, di qua mi sa che mi sono lasciata dietro una cosa. Non vorrei aver visto male, ma c'era una cassetta, forse? Ah, ecco qua. Ah, non posso prenderla. Bomba a mano, va bene. Ok, qualcuno di voi mi ha detto: giochinina, ricordati che puoi fabbricarti tu i dardi per la balestra. E questo è pure vero. Ok, ragazzi, sono quasi a secco ormai. Ehi, c'è nessuno qua? Ok, due fiammiferi. È stato divertente conoscerti. Sì. Questo sarà morto, non sarà morto, non lo so. Siccome non voglio tanto scoprirlo, direi di fare così. Vedete perché? Perché tutti questi colpi per fucile in precisione? Chiave antica, mazzo di chiavi trovato accanto al cadavere nel vicolo usato per accedere al magazzino dei materiali. Ok, ci andremo su. Ah! Chi è? Ah, sei tu. Non ti alzare. What the hell? Pezzo lurido di merda. Ah! Ecco, e muori. Così, tac. Oddio, piena. Da dove sono usciti questi? Oh! Ecco, non volevo. Ah! Madonna! Oh! Furia scarlatta, sì! Ecco, pure. No, a te te picchio così, guarda. Che palle! Mori! Non sprecherò di certo un altro colpo della Magnum per te, Madonna! Madonna santa! Madonna! Oh, oggi sono furiosa, se vabbè che oh, è l'invasione del non so che. Corri. Ecco, pure. Bene, va bene, ok. Non ho più niente, ragazzi. Ho sei colpi per pistola. Ah, si è risvegliato qualcuno là in mezzo. Proprio, Dai. Muoviti, maledizione, che aspetti? Non so che cosa fare, non so dove andare. Sto cercando di darmi la gambe perché veramente, ragazzi, sono quasi a secco con i colpi. Ok, immagino di dover andare qua. Benissimo. Scendere, posso scendere, sì. Ok, sicuro mi seguiranno pure qua, i pezzi di merda. Per cui aspetta, fammi controllare. Non so se devo scendere o salire. Forse devo prima salire, perché di certo non posso tornare su. Ma che sfiga, eh. Va bene. Allora vorrà dire
che darò un attimo uno sguardo proprio qua, come al solito non c'è niente. E scenderò. Scenderò, magari andando lì sopra avrei trovato qualcosa, ma... Giocherina, la tua solita fortuna! Scusa, non puoi dare più dimostrazioni della tua sfiga perenne? Qua non c'è niente! Qua non c'è niente, per cui dove vado? Qua? Oh merda, devo passare dentro qua? No, per fortuna no. E allora... Va bene, guarda, diciamo le sì e io direi che userò il medikit perché purtroppo la siringa è l'ultima, per cui direi di tenercela. No, non so se usare il medikit adesso, magari uso la siringa adesso e poi quando avrò proprio poca vita userò il medikit. Ok, ci siamo. Allora, ho trovato 3 colpi per pistola, meraviglioso, un evento più unico che raro. Ok, devo passare qua dentro. Sì, perché mi ho appena salvato la... Oh merda. Non dirmi che c'ho... Tipico, ragazzi, mi sarebbe sembrato strano se non ci fosse stato un mostro dell'acqua. Ok, allora adesso dobbiamo vedere un attimo come giostrarci, Che ne dici? Ah, cioè io devo sprecare davvero i miei colpi per questo. Che ne dici di prendere quello là? Io intanto vado. Vado, corri, la cominciare tua hermana, Seb. Corri, Seb, maledizione, sali, Seb. Ok. E ovviamente è subito pronto da questa parte, per cui direi di provare a portare... Non ci sto credendo! Mi ha fatto cadere! Oddio, ma cos'è sto coso? Sali, Seb! Ah! Cos'era? Ok, allora... La bottiglia ci può essere utile, questo è poco ma sicuro, per cui... che ne dici di andare là, amico? Avrà sentito? Sì, l'ha sentito e come, però adesso non so se faccio in tempo. Non so se faccio in tempo e... no, non faccio in tempo, un cavolo, è qua. Vabbè. Bello aver conosciuto anche te! Assolutamente! Sali, Seb, la concia di tua madre! È assolutamente terribile. Ok, non so in che altro modo descrivere tutto questo. Merda, miseria! Corri, Seb! Ma che cazzo! C'ero, ero arrivata. Seb se la prende comoda quando deve scappare da un mostro deforme che ci insegue. Vabbè, ma questo non è giusto! Ok, a quanto pare lanciare bottiglie dall'altra parte è totalmente inutile. Sto che faccio un tempo comunque, ragazzi, tanto qua ce la prendiamo comoda. Poco importa, insomma. Muovite, porca vacca! E che cavolo, oh! 3 ore! 3 ore, ok? Per passare sto punto. Va bene, dai, farò finta di niente per una volta. No, di sicuro non farò un bagno per un bel po' di tempo. Ma va, io non vedevo l'ora di tornarci. Chissà perché abbiamo pareri così discordanti. Spaccale, cavolo. Allora, un pochettino di bocciolo, colpi no, mi raccomando, assolutamente no. Non cercate di rendermi la vita più facile, anzi. Allora vorrà dire che mi calo di qua. E vediamo che cosa ci aspetta qua. Quale mostruosità ci aspetterà mai da queste parti? E chi lo sa, si scoprirà solo vivendo. Prendi il fiammifero, prendiamo queste e prendo queste e questo, perfetto. No. Che quello di solito significa... C'è Rubik? No. Niente scherzi che non c'ho più scatto. Non c'ho più sprint. Niente scherzi. Ah!
faccio, che faccio, che faccio? No, no, così non va. Così non va. Volevo dargli fuoco. Porca vacca. Ok, bombe a mano pure posso usarle. Direi che è il caso di equipaggiarle e di fare questo. Vai. Ok, è servito o non è servito a molto, però. Ecco, già sono a secco, perfetto. Colpi, 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 colpi. Qualcuno mi dà colpi? Madonna. No, 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 le mani no. Le mani no, eh. Perché non pigli fuoco, pezzo di merda? No, ok. Notizia meravigliosa. Intanto ha preso fuoco. Ma e questo non lo prendo. Che cosa era una finta? Questo non lo prendo. Scusa, intanto un attimo di tregua. Mi prendo tutto quello che mi aspetta. Non ho capito. Oh. Benissimo, questi pure me li prendo. Ci mancherebbe altro. Tanto già non c'ho più niente. Che cosa meravigliosa, ragazzi. Allora, qua ci sono due casse, direi di spaccarle. Ok, e che altro mi date? Nient'altro? Quanto siete generosi, è pazzesco. Oh, meno male. E qualcos'altro di qua, da questa parte? Mi sa proprio di no, ragazzi. Ah, qua nel passeggino, certo. Chi è che non mette le fiammiferi dentro un passeggino? Ah, ah, ok, va bene. Allora vi dico ciao, è stato un piacere ammazzarvi. Ah, qua ci abbiamo tre ingranaggini, una siringa, bellissima notizia. E allora direi di fabbricarci qualcosa per questa cosa, ragazzi. Allora, preparadardo soltanto uno, che non ho potuto fare, va bene, da certo. Ah! Che palle, oh! Ci credo. E perché mo? Perché mo mi hai portato qua? Questo posto fa schifo. Ma va! Dovevi aspettare 12 capitoli per dirlo e capirlo? Perché mi hai portato sarà qui? Opera sua. Si è peggiorato tanto, ragazzi, sto posto. Mo diciamocela tutta. È diventata la. Oh merda, perché è diventato così? Tizia Joy! Tizia Joy! Oh, dove sei? Va tutto bene. Ah. Si rende conto che nessuno mi sostituirebbe? Ma certo che nessuno ti sostituirebbe. Basta guardarti le chiappuzze. Allora, qui li abbiamo. Ispettore Brown. Si segnala la scomparsa di Arnold Brown, ispettore della polizia di Crimson City. Si ritiene che prima di sparire fosse entrato in possesso di prove relative a un caso irrisolto. Ah, e quindi l'hanno fatto proprio fuori. Proprio. Non ti risparmiamo, assolutamente. Allora, possiamo andarci a potenziare? Questa è una buona cosa, ragazzi. O cioè, dopo di questo ci sarà un momento difficile, perché ci hanno portato qui per salvare la partita. Ergo qualcosa significa. Direi, ragazzi, stavolta, visto che ce l'abbiamo. No, non so se potenziare la barra vitale o potenziarmi le armi. Io direi di potenziare la barra vitale a sto punto, ragazzi. Così sarà l'ultimo livello e fatto, ok. Tanto prima o poi avrei dovuto farlo, tanto valeva farlo adesso. Per cui tizia Joy, tizia Joy, è bello sempre vederti, ma devo salvare per andare via. Mi dispiace tanto, so che ti mancherò tantissimo, ma dobbiamo saltarci. Ciao, ciao, ciao. Chissà che succede adesso, ragazzi, ci hanno portato qua a salvare. Qualcosa deve succedere. Ah, no, 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 no. Ok, ok, non voglio tornare dentro lì. Perfetto, allora vorrà dire che... Ecco, infatti, vedi, ma pure salvato adesso il checkpoint. La cosa mi puzza. Adesso sì che mi servirà sicuramente il fucile di precisione. Ecco perché ho mandato tutti quei colpi prima, ragazzi. Chissà perché. Non lo so. Direi di provare a scendere e vedere cosa succede. Ok. Tieni premuto. Eccoli là. Lui va via con l'ascensorino. D'accordo. Ma qualcosa sta per succedere, di sicuro. E mi sentire che succede?
Oh merda! Mi si è richiusa la... Perché mi si è richiusa la saracinesca in faccia? E tu da dove caspita esci? Scusa, ma rilasciatemi pure qualcosa, per favore, eh? Beh, allora, tanto per pistola non ho più colpi. Direi di metterci le bombe a mano. Ecco, appena detto. Salve, ragazzi! Come va la vita là dentro? Bene? Sicuramente, guarda, una meraviglia. Grazie, Sir Light, sempre gentilissimo. Che diavolo è stato? Ah! Scusi, signore. C'ha la balestra lui. Ho capito, ma... Ah, ecco, non c'ho più niente, va bene. No. Questa è dura, ragazzi, oggi è dura, eh. È dura. Cari, bravissimo, sei un eroe. Hai fatto proprio il tuo dovere. Colpi, datemi colpi, per favore. Ok, dardo per balestra, colpi per fucile a pompa. Bocciolo che adesso non mi serve, però vabbè. E qua, ok, per fare colpi di palestra. Aspetta, proverei ad usare bomba a mano. Ce l'ho equipaggiata? Ovviamente no. Ah, scusa amico se non ti saluto. Sta arrivando quello con la bomba. Ecco, lo sapevo. Porca vacca miseria. Prendi tutto quello che puoi prendere prima che mi alteri, ok? Allora. Che cazzo? Ma che cavolo sta succedendo? Oh! Non ci credo! Guarda il pezzo di merda! Mo vengo di sopra e vedi. Ah! Esploderà! Scusa, mo mi sono rotta. Ok, qua ce n'è rimasto uno ed è sceso adesso. E ti ho visto che... Oh, mira! Ma che cazzo? Oh! Oh, che gli ho sparato in testa! Vabbè, ragazzi, se poi miri come il cavolo, eh! Scusa, eh. Ok, adesso rimane aperto qua, perfetto. Ok, così possiamo salire qua. Ok, un po' di rifornimento, colpi per pistola, mocciolo, e poi saliamo qua, ragazzi. Perfetto, adesso mi ha salvato la partita per fortuna, così non dovremmo rifare tutta la parte iniziale. E direi di rimetterci il fucile a pompa perché non si può mai sapere, intanto ricarica. Ok, andiamo avanti. Allora, qua chi c'è? Non lo so. Ok, possiamo scendere da qua, ragazzi, e non mi piace qua per niente, eh. Questa è chiusa, ovviamente. C'è del mocciolo, lo prendiamo subito. E forse posso salire di qua, attivare qualche meccanismo, non lo so. Ok, queste posso spaccarle, prendere questi. Vediamo un po' qua che c'è. Ok, attiviamo sto meccanismo. Boh, non so perché, però lo facciamo lo stesso. Magari per aprire qualche porta, qualche saracinesca, qualcosa. Ecco qua. Ah, bene, perfetto, bene, mi ha salvato la partita comunque. Resta lì fermo, bravissimo. Ok, oh, e questo... Madonna, dove caspita è uscito questo? Ah, ecco, ne sta arrivando... è grasso, eh! È grasso lui! E tu sei grasso? Tac! E ne arriva pure un altro, davvero? Molla! Oh! Ma che mi tiri calci, pezzo? Alla testa! Mizzica! Ok, c'è qualcun altro già, vero? Ah, c'era un altro! Ah no, era lo stesso! C'ho un buco in faccia, madonna santissima! No, volevo vedere se avevano rilasciato qualcosa. Non si può mai sapere qua. Allora, l'ascensore adesso è libero. Però, chi altro c'è qua? C'è qualcuno? Ah, lì! Mi confermo così. Adesso si è arrabbiato lui. Adesso si è arrabbiato lui, sta arrivando proprio prepotente, per cui facciamo attenzione. Metterò la magnum qua un attimo, ecco fatto, non si può mai sapere. Vieni. Tac, che dici di prendere fuoco tutti insieme appassionatamente, ecco fatto. Niente, ok, sembrerebbe, ragazzi, che la via è libera, però la musica... non si è fermata e questa cosa non mi dice molto niente di buono. D'accordo.
Rompiamo queste casse, prendiamo questi colpi, mettiamo il fucile di precisione al posto di quella pompa, visto che abbiamo finito i colpi, e qua possiamo entrare adesso? Ah no, c'è la catena. La catena, la rompiamo subito. Tac, ecco fatto. Boom. Per salire lì nell'ascensore mi sa che devo prendere questa scala, vero? Forse ci siamo quasi, ragazzi, eh? Ok. Wow, sì, ascensore. Posso usarlo io l'ascensore, vero? Certo che posso. Ah, posso prendere tutto questo, ben di Dio! Perché mi state lasciando tutta sta roba? Oh, merda. Di sicuro, oh, merda. No, 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 no. Di sicuro, ecco. Ecco che cosa succede adesso. Lo sapevo. Ecco qua, lo sapevo. Sarà un viaggio eterno. No, no, no. Guarda, sto. Bravo. Di fuoco. Oh, c'è gente con la dinamite. Attenzione. Ok. Aia, la concia di tua madre. Lo sapevo, ragazzi. Eh sì, vabbè, pure. Perché? E basta. Oh. Sì, vabbè, 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 vabbè. Oh. Mizzica, ma me in cavolo, eh. Voi este molotov di merda! Madonna, ragazzi! È allucinante perché vengono a gogo da tutte e due le parti. Minchia! Vabbè, sì. I primi a cui, ragazzi, devo fare la pelle sono proprio sti pezzi di merda. Almeno. Ok. Peccato che ho finito i colpi della mano, ragazzi, perché sono veramente comodi. Però che io posso fa? Ce la farò? Non ce la farò? Non credo che ce la farò mai. Basta, per favore, perché non c'ho più niente da usare. No. Oh. Meno male. Ok. Spero che come minimo mi salvasse la partita adesso. Qua che abbiamo qualcosa di utile, direi di dare uno sguardo. Ok, questo e nient'altro. Sono venuta qua per un po' di mocciolo, va bene lo stesso. Ok, allora procedo, eh. Io vado. Oh, prendiamo questi, che sempre fa un comodo. E niente, scendo. Veramente, ragazzi, non ho più un colpo. Ah, ok, per la pistola ne ho. Mizzica, pensavo di non averne, per fortuna. E la cosa divertente è che non mi ha salvato la partita. Dopo tutta questa traversia non mi ha salvato niente. Ok. Lo darò per buono lo stesso. Allora vado. Ecco. Tac. Oh, meno male. Allora, direi, ragazzi, che oggi veramente wow, è stato un pochettino rognosetto, però dai, ce ne faremo una ragione. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, a te e a tutti, ci vediamo alla giochierina, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.